Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di allevamento. Come preannunciato in un video di Facebook, ho deciso di caricare prima dello speciale dei 1000 iscritti, anche se in realtà ormai siamo già 1050 se non erro, e ho appunto deciso di caricare prima un altro video di allevamento, dato che ne avevo caricati pochi in quest'ultimo periodo. Prima di partire con il video vero e proprio, ho da fare però una piccola premessa. Tutto quello che verrà detto in questo video è relativo solamente a un genere di coleottero, ovvero il genere Pacnoda, anche se in realtà queste informazioni che vi darò sono applicabili anche ad altri generi, come per esempio Cetonia, Potosia, eccetera. Non preoccupatevi però, perché farò successivamente un altro video che si intitolerà Basi d'allevamento dei coleotteri, così come ho fatto sia per i fasmidi che per le blatte. Quindi come ultima cosa spero che questo mio ritorno vi sia gradito e possiamo iniziare con il video. I coleotteri sono insetti olometaboli, ovvero presentano un ciclo di vita completo. Questo significa che l'animale nascerà da un uovo sotto forma di larva e, con il compiersi di varie mute, arriverà ad uno stadio intermedio, ovvero lo stadio di pupa. Completato lo stadio intermedio, la pupa diventerà coleottero adulto. L'areale di provenienza di questi coleotteri è il Sudafrica, con diverse sottospecie divise nelle varie regioni del Sudafrica. Fatta questa piccola premessa, ora vi spiego nel dettaglio sia l'allevamento sia un minimo di biologia su questa specie, ovvero Pacnoda sinuata. Questo coleottero appartiene alla famiglia degli Scarabeidi e di sottofamiglia Cetonidi. Il coleottero adulto è lungo circa 2 cm e presenta una colorazione molto vivace, composta da nero e giallo molto molto acceso. Lo stadio larvale, come in tutti i cetonini, presenta 3 stadi, L1, L2 ed L3. L1 è una larva appena nata dall'uovo, L2 è una larva che ha compiuto una sola muta ed L3 è una larva che ha compiuto 2 mute. La differenza sostanziale nei vari stadi delle larve, oltre alle dimensioni, sta anche nella dimensione della testa. Come potete vedere, questa larva qua, più piccolina, presenta una testa più piccola rispetto a questa. Infatti questa è allo stadio L2. Questa qui ha lo stadio L3. Come potete subito notare, la larva è più lunga rispetto al coleottero adulto. Infatti le larve raggiungono fino i 4,5 cm. Questa larva qui non è ancora pronta a diventare un coleottero adulto, infatti crescerà ancora. Le differenze dei sessi non sono molto evidenti, infatti le caratteristiche che li contraddistinguono l'uno dall'altro sono veramente poche. L'esemplare che sto muovendo è un maschio, perché presenta la punta dell'addome leggermente più appuntita rispetto a quest'altro esemplare. Quest'altro esemplare appunto è una femmina, perché presenta il termine dell'addome più tondeggiante. La differenza si nota abbastanza. La differenza di sesso nelle larve è molto più evidente. A partire dallo stadio L3, anche se in realtà per gli occhi più esperti già dallo stadio L2, si potranno notare le prime differenze. Il maschio presenterà nel penultimo segmento addominale, come mostrato nell'immagine, un puntino. Questo puntino è chiamato organo di Herold e non è presente nelle larve femmina. A differenza degli altri video, questa volta vi mostrerò passo passo come allestire una vasca per l'allevamento di questi coleotteri, sia per le larve che per gli adulti. Partiamo prima con l'allestimento di una vasca per gli adulti. Partiamo subito con il dire che l'altezza sarà la misura più importante che andremo ad analizzare per quanto riguarda l'allevamento appunto dei coleotteri adulti. Una regola che vale per quasi tutte le specie è che l'altezza dovrà essere minimo 3 volte la lunghezza della femmina. Questo perché i coleotteri scavano nel substrato e depongono le uova appunto sottoterra. Quello che andremo ad allestire ora sarà un box di allevamento e riproduzione degli adulti. La cosa fondamentale nell'allevamento dei coleotteri, di tutti sto parlando, sarà il substrato. Il substrato dovrà essere, per quanto riguarda i box di deposizione, ideale sia per quanto riguarda le condizioni appunto di deposizione delle femmine, sia per quanto riguarda la prima alimentazione delle larve nasciture. Una cosa molto molto interessante dei coleotteri è che appunto le larve si cibano di materiale organico vegetale, ma non solo, in fase di decomposizione. Questo che cosa significa? Significa che in cattività dovremo creare un substrato con delle sostanze organiche vegetali in fase di decomposizione. Per esempio potremmo utilizzare delle foglie marce o foglie secche, come per esempio questa qui, che è una foglia di pioppo,
oppure questa qui che è una foglia di quercia. Si possono utilizzare molti tipi di piante, ma preferibilmente sempre latifoglie. Quercia e pioppo per ora sembrano quelli dare i migliori risultati. I cetonini necessitano di una grande percentuale di foglie e una piccola percentuale di legno. In realtà il legno è addirittura superfluo per alcune specie. Le pacnoda, in particolare, sono dei trituratori biologici, mangiano qualsiasi cosa. Dato che in questo caso stiamo allevando dei coleotteri cetonini, andremo ad allestire la vasca principalmente appunto con foglie marce e secche. In questo caso sto mettendo tantissime foglie di pioppo e tantissime foglie di quercia. Possiamo decidere se sbriciolarle, molto consigliato in caso di foglie secche, oppure lasciarle intere in caso di foglie marce, come in questo caso. Possiamo pure lasciarle in questo modo. Un'altra cosa che andremo ad inserire sarà del legno marcio. Possiamo inserirne molto. Se dobbiamo creare una percentuale tra foglie marce e legno marcio, per quanto riguarda l'allevamento delle pacnoda sinuata, possiamo fare 90% foglie e 10% legno marcio. Un'altra cosa che possiamo andare ad inserire sarà del terriccio. Una volta creato questo mix, andremo a mescolare tutto per bene e la nostra vasca di riproduzione per gli adulti sarà pronta. Ecco come si presenterà la nostra vasca. Nel caso utilizziate foglie secche e legno marcio secco, è consigliabile dare una minima spruzzata con dell'acqua, inumidendo un pochino. Un'ultima cosa da inserire, fondamentale per la sopravvivenza degli adulti, sarà una ciotolina contenente il loro cibo, ovvero frutta fresca. La migliore in questo caso è la banana. Esistono anche altre tipologie di cibo per i coleotteri adulti, ma come sempre li vedremo meglio nel video basi di allevamento dei coleotteri. Volendo potremo utilizzare anche dei piccoli arredamenti, come per esempio cortecce, piccoli rami, muschio, eccetera, ma non sono strettamente necessari. Non hanno problema di convivenza, quindi possiamo inserire molti esemplari insieme. Non c'è un numero preciso di esemplari per le dimensioni del box. Diciamo che con un box di questo tipo possiamo inserire fino a 4-5 coppie. Ora andremo a vedere l'allestimento per un box contenente le larve. Come potete vedere non ho cambiato box, è esattamente lo stesso, l'unica cosa che ho eliminato la ciotolina con la banana e gli adulti. Il substrato potrà essere composto dalle stesse identiche cose e sarà proprio questo il cibo delle nostre larve. Infatti il substrato dopo un po' verrà completamente mangiato e si trasformerà tutto quanto in cacca. Le loro feci possono essere utilizzate a loro volta come perfetto concime per le piante, infatti i coleotteri hanno anche questa particolare capacità. La pacnoda sinuata, pur essendo una specie molto semplice da allevare e non estremamente spettacolare, viene allevata anche dagli allevatori di coleotteri che possiedono molte specie. Questo perché, oltre a essere nutrite con un substrato di questo tipo, si potranno utilizzare anche gli scarti ottenuti dall'allevamento di altre specie di larve, come per esempio questo qua. Come vedete, queste qua sono tutte feci di, in questo caso, di larve di Oryctes nasicornis miste a larve di allomirina dicotoma, e possiamo utilizzarle come supplemento, per il nostro substrato delle larve. In questo modo non si butta via nulla. Un'altra cosa che possiamo inserire tranquillamente all'interno di un substrato contenente larve saranno scarti di frutta e verdura. Quindi, per esempio, quando mangiate una mela e dovete buttarne via la buccia, nel caso non la mangiate, potete buttarla all'interno di questa vasca. Le larve faranno sparire tutto e cresceranno sane. Ora possiamo inserire le nostre larve. Dopo aver ascoltato questa ultima parte per quanto riguarda l'allestimento delle larve, a molti di voi sarebbe venuto in mente una compostiera, ovvero una compostiera magari naturale oppure utilizzando dei lombrichi. Utilizzando le larve di queste particolari specie di coleottero, ma principalmente tutti i cetonini di piccole dimensioni, si può capire che è molto più efficiente di una compostiera tradizionale. Infatti creeremo, utilizzando sostanze organiche, quindi l'umido di casa, creeremo subito un terriccio ideale per appunto coltivare delle piante oppure utilizzarlo semplicemente come fertilizzante. Quindi praticamente se voi allevate pacnoda sinuata avete una compostiera automatica. Ovviamente però sto parlando di una cosa in piccole dimensioni.
potete comunque allevarle in vasche enormi e quindi creare tantissimo substrato utile per le vostre piante. Come avrete notato, non vi ho dato né informazioni per quanto riguarda l'umidità né informazioni per quanto riguarda la temperatura. Questo perché il substrato potrà essere tenuto sia molto umido ma anche molto secco, ovviamente nei limiti del possibile. Non create delle poltiglie in caso di molto umido e non lasciate che il substrato sia estremamente secco in caso di appunto substrato molto secco. Per quanto riguarda la temperatura, vi posso però dire che l'ideale sarebbe mantenere la temperatura abbastanza elevate, circa 26-27 gradi, data la loro provenienza dal Sudafrica. Possiamo tenerle comunque a temperatura di casa, quindi all'incirca 20 gradi, tutto l'anno senza problemi e loro vivranno benissimo. È una specie molto, molto robusta che si adatta praticamente a tutti i tipi di condizioni in cui andremo a tenerle, per questo è molto consigliata ai neofiti. Per quanto riguarda la riproduzione, vi posso dire che questi animali si accoppieranno ogni volta che ne avranno l'opportunità e rilasceranno le loro uova all'interno del substrato. Quello inquadrato è un uovo ritrovato prima, mentre recuperavo gli adulti dal loro substrato. In genere le uova non andrebbero nemmeno toccate e lasciate appunto all'interno del substrato in modo che possano schiudere in tutta tranquillità. Quindi, per ottenere una riproduzione in cattività, non avrete bisogno assolutamente di nulla se non di esemplari di sesso opposto. Come avrete ormai finalmente capito, questa specie è veramente una cavolata da allevare. Quando ogni volta che qualcuno mi chiede con che specie posso iniziare ad allevare coleotteri, consiglio sempre la Pacnoda, il genere Pacnoda. Molti di voi mi hanno chiesto di essere molto più specifico in questi video e di utilizzare terminologie più specifiche. Però dovete capire anche che questi video sono prodotti per un tipo di pubblico che comprende sia chi non conosce assolutamente nulla di questi animali, sia da chi comunque, appunto chi me l'ha chiesto, già qualcosa sa e quindi vorrebbe sapere di più. Potrei anche fare dei video di questo tipo, però appunto le persone che non sanno nulla si perderebbero nel discorso e inizierebbero a non seguire più i miei video e questo mi dispiacerebbe. Perciò in questi video tendo sempre ad usare un linguaggio semplice e comprensibile da tutti. Quando invece utilizzo magari delle terminologie specifiche, tendo sempre a spiegare quello che appunto ho appena detto. Quindi per adesso i video che saranno pubblicati su questo canale saranno di questo tipo. Magari in futuro, una volta che il canale ormai sarà abbastanza grande, potrò creare dei video più specifici appunto per le persone che vorrebbero sapere di più e si aspettano di più da me, tutto qui. Comunque sia, in qualsiasi caso, se volete delle informazioni più specifiche, potete benissimo contattarmi in privato. Eccoci giunti alla fine anche di questo video. Scusate se è stato molto confusionario, se vogliamo, ma veramente questa specie è talmente semplice che qualsiasi cosa vi possa dire, qualsiasi informazione che troverete in giro per il web, può essere applicata senza problemi. Vivranno lo stesso, si riprodurranno e non avranno problemi di alcun tipo. Ho deciso comunque di fare un video per quanto riguarda l'allevamento di questa specie perché in molti me l'avete chiesto e ancora di coleotteri non avevo parlato sul canale, quindi mi sembrava una specie perfetta per iniziare appunto questo argomento dei coleotteri. Spero come sempre che questo video vi sia piaciuto e in tal caso vi invito a lasciare un mi piace per farmelo capire. Inoltre volevo dirvi una piccola cosa che ho tenuto segreto fino adesso, ovvero che a Reptiles Day del 2015, il 23 e il 24 maggio, questa fiera qua che si svolge a Longarone, sarò espositore. Ho preso due tavoli e quindi sarò lì per farmi incontrare da voi, vendere i miei esemplari e comunque chiacchierare e scambiarci informazioni. Sarò presente comunque anche in altre fiere, ma non come espositore, che sono Ento Modena, che non ci sono sempre. Molto probabilmente Fiano Romano, dell'edizione di marzo. Questo lo dico perché molti di voi che sono del centro e sud Italia e che vogliono incontrarmi mi dicono sempre: quando sarai a Fiano? Quando verrai ad Erpisa? Purtroppo è lontano da casa mia, quindi diciamo tempo e disponibilità liquide non ci sono quasi mai. Però questa volta forse sono riuscito a trovare un piccolo compromesso per venire a Fiano a marzo. Molto probabilmente sarò presente anche a Verona Reptiles, Reptilmania e forse anche ad Esotica Milano, una nuova fiera. Appunto non hanno fatto ancora nessuna edizione, però dato che è abbastanza vicina a casa mia, molto probabilmente verrò anche per incontrare molti di voi. Comunque sia, in caso di chiarimenti o comunque conferma della mia presenza in queste fiere, potete benissimo contattarmi in privato, dove preferite, sull'email, su YouTube, Facebook, dove volete.
Comunque sia, vi do appuntamento al prossimo video, che sarà appunto lo speciale per i 1000 iscritti. E vi saluto. Ciao a tutti, ragazzi. Bello dato.